Belli, eh? Inventiamo se qualcosa, import, export, esportiamo, che potremmo esportare? Oliva ascolana in Qatar. Certo, quei soldi che mi hai fregato dai ragazzini. Tu, forse non ti ricordi, quando eravamo piccoli, mentre voi vi chiudevate al bagno per farvi le pipette che ho posto al market, io mi mettevo i soldi da parte per comprarmi il Commodore 64, che costava 970.000 lire, ancora me lo ricordo. E quei soldi me l'hai fregati tu. Questo invece è il più famoso nightclub degli anni Ottanta. Senti, bravo Giuseppe, bravo. Grazie. Si vede che hai studiato. Ragazzi, studiato, sto a leggere. Che vuol dire? Ho letto bene. A differenza di Sebastiano che invece menassica un pochetto qua. Vabbè. Comunque qui si dice che la banda d'Armagliana abbia riciclato montagne di soldi. Si sono bevuti fiumi di champagne e non ultimo si sono pippati dune di cocaina. Hai capito? Questa è la vita al Sud Africa, per dire. Che hai detto? Dico, mozzarella di bufala, primo un bel caseificio a Cape Town, che ne dici? Io riciclamo le mozzarelle contaminate di caserta. Ma che cazzo non sanno questi? Gli fammi i sardi con la pala, ho capito. Questo era il quartier generale della banda della Maiana, adesso stiamo nei cinesi, figura. Ma manca molto? La voglia ancora, la banca, la bisca. Allora, se siete d'accordo, direi pausa caffè. Offro io, che voi siete dei poracci. C'era una partita della nazionale. No. Scusa, ma c'era un amichevole. Ma quale amichevole? Ci stanno i mondiali. Abbiamo appena battuto l'Argentina. Ma quali mondiali? Ma se non ci siamo neanche qualificati quest'anno, su. Bruno Gatti. Bruno Gatti, ma che stai? Bruno Gatti. Ma che è uno scherzo? Che è? Ma te ne vai? Vai. Qui non c'è più campo, eh. Sentite ragazzi, ma che ci hanno messo dentro quel caffè? Perché o ci hanno messo un acido, oppure... Oppure abbiamo attraversato un portale di Einstein-Rosen. Eh? Dove? Un portale di Einstein-Rosen, un funicolo spazio-temporale. Una scorciatoia attraverso il tempo. Secondo la teoria della relatività, lo spazio-tempo è curvo, no? È curvo? Che adesso? È curvo, ve lo dico io, è curvo spazio-tempo. Allora, prendete una mela, un verme, per arrivare dall'altra parte, sì, deve fare tutto il giro. Ah. A meno che? A meno che? A meno che non scava un tunnel e ci passa dentro. E quindi? E quindi è molto pericoloso. Se ne dobbiamo andare. E dove vai? Ritorno al futuro.